Come vedete alle mie spalle ci sono delle ceste di pane, siamo naturalmente a Chiauci per la ricorrenza di Sant'Antonio, sono gli ultimi preparativi, ora dopo la colazione il pane viene distribuito casa per casa dalle due famiglie che hanno organizzato quest'anno le famiglie Sciarra e Sferra e parte così la seconda parte della puntata di Viaggio in Molise dedicata alla ricorrenza di Sant'Antonio in quel di Chiauci. Domenico di Pella, una grande tradizione di Chiauci che resiste, eh, ci sono 16 famiglie se ho capito bene, però in realtà coinvolge tutta la comunità di Chiauci la ricorrenza di Sant'Antonio. Sicuramente sì, siamo 16 famiglie, però prima di tutto vorrei fare un, um, un pensiero, vorrei mandare un pensiero a quelle persone che adesso non, non ci sono più in mezzo a noi. In primis eh, ricordo Antonio Sciarra che è deceduto qualche eh, giovane è deceduto qualche anno fa, che ha, eh, si è integrato nel gruppo nel momento in cui è venuto a mancare qualche altra persona. E poi naturalmente un ricordo a tutti i nostri genitori, i nostri nonni che ci hanno tramandato questa bella tradizione. A loro un ricordo particolare che oggi non ci sono più in mezzo a noi. E poi un pensiero naturalmente a tutti quanti noi che abbiamo accettato con grande spirito di eh, diciamo collaborazione tra tutto il gruppo di continuare questa bellissima tradizione. Siamo onorati, siamo fieri di portarla avanti nel tempo e negli anni e, e come dicevi tu prima sì, è una tradizione che poi non è riferita soltanto a noi 16 eh, componenti del gruppo ma è riferita a tutta quanta. La popolazione di Chiaonci che collabora e eh, ci dà una mano anche nelle offerte, nel, nel loro sostegno e quindi questo ci sprona ad andare sempre avanti e non, eh, non abbandonarlo. Anzi, teniamo anche persone che vorrebbero entrare, però purtroppo si è nato, eh, così, eh, questa tradizione è nata con 16, 16 famiglie e quindi si porterà avanti e eh, si integrerà eh, nel momento in cui qualcuno decide di non più. Eh, voglio dire, far parte di questo gruppo. Un rituale antico, ma come nasce questa tradizione? Ma questa tradizione, se ben eh, ricordo, nasce da, appunto dalla povertà, quando i nostri diciamo, genitori, i nostri, I, i nostri nonni non avevano eh, grandi possibilità, quindi donavano eh, il grano per poter fare, eh, diciamo, questa, per poter portare avanti questa tradizione, per fare il pane e poi parteciparlo a tutta quando la popolazione. Michele Di Pella fa parte di una delle famiglie che organizzano questa festa ogni anno, ma al di là di questo, la cosa bella è che poi c'è tutto il paese. C'è tutto il paese, sì, perché questo viene dalle origini dei nostri genitori che ci hanno indotto a questa, questa storia qua che è una cosa bella, che è una cosa che ci ritroviamo tutti gli anni, eh, la facciamo con, con tanto amore, con tanta, con tanta cosa, proprio perché, perché ci stanno delle origini sotto che, capito? E allora eh, speriamo che i nostri figli ci... però già mio figlio ci tiene tanto e facciamo questa cosa qua, è una cosa bella incontrarci in questo giorno particolare per noi. E poi comunque abbiamo visto che sicuramente continuerà perché abbiamo visto che ci sono tantissimi giovani oggi. Sì, 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 lo speriamo, ce l'auguriamo che, che vada avanti perché è una cosa, è una tradizione centenaria che, che insomma... Almeno noi, la nostra generazione ci tiene tanto, che, che la portano avanti questa estate qua. Ci tengono tanto tutti, se è vero che poi tanta gente, come ha avuto modo di vedere, viene anche da fuori. C'è chi arriva da Napoli, chi da Termoli, insomma. Sì, sì, dei fatti sì, perché, perché poi ognuno ci tiene a, alle tradizioni, alle, sono cose belle. Sono cose, sono semplici, siamo, però è una famiglia, diciamo che è una famiglia eh, perché siamo 16, 16 eh, coppie di, 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 di famiglie che, che ci uniamo, poi ogni 8 anni tocca a noi, insomma è una bella storia. La signora Maria Domenica Colabono ha compiuto da poco 100 anni in ottima forma, chiaramente presente per la festa di Sant'Antonio. Grazie, grazie a voi tutti, grazie a voi tutta la compagnia che mi ha molto, molto bene. Sono contentissima, molto molto. Io sono detto sai, Sim che i l'ho voluto bene e allora mi sono voluto bene a me, tutti. Le piace tanto questa festa, è vero. Voglia, voglia, so contentissima, non l'aspettavo sono contentissima tutti voi presenti, voi presenti mi hanno onorato i cento anni prima i miei figli e poi tutta la compagnia tutta la compagnia bella oggi eh, la ricorrenza di Sant'Antonio una festa molto sentita in paese che ricordi ha di questa festa? Oh, moltissima, moltissima mi ricordo tutto e i miei genitori ci tenevano molto di questa festa e, e i miei suoceri Santo del 17 di gennaio, era la festa proprio della famiglia di, di Pilla, tanto bello, tanto bello, mi ricordo tanto, 100 anni. Ha qualche ricordo su questa festa di Sant'Antonio, qualche ricordo particolare? Eh ma io ho 43 anni che sto termoli, cioè eh, eh, mia figlia, mia figlia. Quest'anno è voluta tornare per Sant'Antonio? Sì, sì, è sì. Sant'Antonio d'Antonio, è tornato. Ogni cane, sono tornato, sono contentissimo. 100 anni Ehi! non, non me l'aspettavo. Non aspettavo. Magari ci rivediamo anche fra i prossimi 10 anni, 100 anni? No no, 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 sono stancato. Mi devo nascere come una bambina. Guarda, guarda, una bambina. Assolutamente lei in ottima forma. Arrivare tutti così a 100 anni? Magari, io vi auguro, vi auguro. A tutti vi auguro 100 anni. Ma bene, non che basta io. Termina così la seconda parte della puntata di Viaggi in Molise dedicata alla ricorrenza di Sant'Antonio a Chiauci. Vi ricordiamo che questa puntata la trasmettiamo su Telemolise canale 11 su Telemolise 2 canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio canale 212. Potete seguirci anche in Abruzzo il canale 96 o seguirci a Roma e nel resto del Lazio sul canale 880. Tutte le puntate di Viaggi in Molise potete rivederle anche sul nostro sito internet. Vi ricordiamo l'indirizzo www.telemolise.com.